Esercizio numero 5. Questo esercizio è un pochino più complicato di quelli precedenti. C'è un generatore reale di FEM 18 volt e resistenza interna 1 ohm che è chiuso e va ad alimentare un carico da 49 ohm. In queste condizioni nel circuito circola una certa corrente I. Per misurare la differenza di potenziale ai capi della resistenza si collega un voltmetro, come sempre in parallelo. E di solito per semplicità si considera che il voltmetro abbia una resistenza infinita, così da non alterare con la sua inserzione il circuito. Invece in questo esercizio consideriamo il voltmetro come non ideale ma reale, quindi con una resistenza interna che sarà grande ma non infinita e quindi con un po' di corrente che scorre anche nel voltmetro. Quindi l'applicazione del voltmetro va ad alterare il circuito e in particolare altera la corrente che eroga il generatore, che sarà, risulta essere un po' di più rispetto a prima, 5 milliampere di più. La prima domanda è la corrente che scorre senza il voltmetro applicato. Basta scrivere l'equazione del circuito F uguale R più RI. Come abbiamo già visto in un esercizio precedente, questa formula, che si chiama anche legge di Ohm generalizzata, è in pratica la seconda legge di Kirchhoff applicata all'intero circuito che è formato da un solo ramo, in pratica da una maglia sola, dove la corrente che scorre è la stessa in ogni punto. Questo è il grafico appunto della legge, la seconda legge di Kirchhoff, dove si vede la salita di tensione dovuta all'attraversamento del generatore ideale. E poi la caduta di tensione ai capi delle due resistenze considerate insieme come unica resistenza pari alla somma delle due dal momento che queste due resistenze sono in serie. Quindi l'elemento attivo del circuito, che sarebbe la forza elettromotrice, il generatore, dà quella tensione che poi viene dissipata sulle due resistenze. Infatti la caduta di tensione complessiva è la resistenza totale R più R per I, e questa è la prima legge di Ohm applicata alla serie delle due resistenze. Quindi questa caduta di tensione è uguale alla salita di tensione data dal generatore. Quindi ecco qua la formula spiegata: la salita di tensione, che è questa, 18 volt, è uguale alla discesa, alla caduta di tensione R più RI. Da qui possiamo ricavare subito la corrente che scorre con la formula inversa e viene 0,36 ampere. La seconda domanda è la resistenza interna del voltmetro e se il risultato è ragionevole. Sappiamo che con l'inserimento del voltmetro la corrente aumenta di 5 mA. Questo è intuitivo perché a parità di tensione erogata dal generatore, che è sempre 18 volt, adesso la resistenza equivalente dell'intero circuito diminuisce. Infatti, l'inserimento del voltmetro permette alla corrente di avere un'altra strada in più per passare e crea appunto questo parallelo di resistenze che ha una resistenza minore rispetto a quando c'era solo R. Perciò la corrente elettrica, incontrando una resistenza minore, il parallelo appunto, passa con maggiore intensità, 5 mA di più. Immaginiamo di sostituire queste due resistenze in parallelo con un'unica resistenza chiamata R parallelo, dove passa questa corrente aumentata, corrente I' che è di 0,365 A, infatti sono 5 mA più di 0,36 A di prima. Scriviamo quindi la legge di Ohm generalizzata per questo circuito che è molto simile, anzi è identico nella struttura al circuito iniziale senza voltmetro, quindi la formula è la stessa, con l'unica differenza, con le due differenze, che nel circuito iniziale la corrente era I, 0,36 A, e non c'era R parallelo, ma c'era la resistenza da 49 ohm. Quest'altro circuito ha la stessa identica struttura di quello, ma c'è la I', 5 mA di più, e al posto della resistenza da 49 ohm c'è questa resistenza parallela. Però, siccome la struttura del circuito è identica anche la formula, pur di fare queste sostituzioni, cioè R parallelo e I'. È stata riscritta qui e posso ricavare la somma delle due resistenze, R più R parallelo, perché l'obiettivo è calcolare appunto il valore R parallelo.
Una volta che avrò calcolato R parallelo, potrò calcolare la resistenza del voltmetro. Quindi cominciamo a calcolare R piccolo più R parallelo, formula inversa, sostituiamo i valori, 49,3 ohm. Per trovare R parallelo sottraggo 1 ohm, che è la resistenza interna nel generatore, e fa 48,3 ohm. Vediamo che questo risultato è ragionevole. 48,3 ohm è infatti minore di 49. Quindi si conferma che mettendo il voltmetro in parallelo scende la resistenza complessiva delle due resistenze in parallelo. Da 49 ohm scende a 48,3. C'era anche un modo alternativo per calcolare R parallelo 48,3 ohm che è spiegato qua. Ed è questo. Prima si calcola la differenza di potenziale ai capi di questo parallelo, cioè tra A e B. Questa differenza di potenziale si trova prendendo i 18 volt, la FEM, e togliendo la caduta di tensione sulla resistenza interna. Caduta di tensione che vale R piccolo per il primo. Quindi dobbiamo calcolare F meno R il primo. E così troviamo questa delta V tra A e B, F meno R il primo. Ecco infatti il calcolo, F meno R il primo ci dà la DDP ai capi del parallelo. Quindi sostituiamo i valori, 18 volt meno 1 ohm per 0 e fa 17,635 volt. Ora che conosco la differenza di potenziale ai capi del parallelo, con la prima legge di Ohm, conoscendo la corrente che ci passa, calcolo R parallelo. Perché io conosco questa differenza di potenziale, 17,635 volt, e conosco la corrente che passa nella resistenza parallela, 0,365 A. Quindi facendo la formula inversa trovo R parallelo, voltaggio diviso l'amperaggio, e sono appunto 48,3 ohm, come calcolato prima, R parallelo. Ora che conosco il valore di R parallelo, siccome già conosco il valore di R che è 49 ohm, posso calcolarmi con la formula della resistenza equivalente la resistenza interna del voltmetro. Questa è la formula della resistenza equivalente, ricavo 1 su RV, la resistenza interna del voltmetro, formula inversa e viene questo valore, questo è il reciproco di RV, infatti vediamo che ohm sta al denominatore. Ribalto questo risultato e trovo RV. Qui ho sbagliato a scrivere, non è R parallelo ma è RV, è il reciproco di questo. RV uguale circa 3,5 kΩ. È un risultato ragionevole? Sì e no. Vediamo perché. Sembra ragionevole perché è un valore grande. 3,5 kΩ in effetti è un valore molto grande. E noi sappiamo che i voltmetri, ricordiamo che questo è RV, hanno resistenze interne grandi. Però, se andiamo a vedere, il suo valore doveva essere ancora più grande, doveva essere 200 kΩ. Vediamo perché. Questo voltmetro misura delle tensioni intorno ai 17-18 volt. A circuito aperto dovrebbe misurare 18 volt, cioè la FEM. Quindi possiamo ipotizzare che abbia un fondo scala, questo voltmetro, di 20 volt. Ma allora la sua resistenza interna dovrebbe essere 10.000 volte per 20 e quindi 200 kΩ. Questo perché quasi sempre la resistenza interna di un voltmetro è 10.000 volte più grande numericamente rispetto al fondo scala del voltmetro stesso. Quindi se il fondo scala è 20 volt, la resistenza interna deve essere 20 per 10 alla quarta, cioè per 10.000 ohm, quindi 200 kΩ. Doveva essere questo valore qua.